Buongiorno cari amici, oggi vi parlerò di come migliorare il servizio Garanzia Giovani, che è il progetto governativo da un po' di tempo per i giovani per trovare lavoro. Allora, ha tutti i difetti del mondo, questo siamo d'accordo, però ci sono due aspetti positivi. Allora, innanzitutto che permette la libera scelta e secondo che ha permesso uno smuoversi di giovani che adesso non seguono più solo i percorsi tradizionali scolastici, ma possono imparare anche un po' più formazione professionale, fare i pasticceri, i panettieri, eccetera. Mentre quando era la mia generazione, quando andavo a scuola io, c'erano solo i licei, c'erano solo queste cose qui e c'era poca formazione professionale, quindi si imparava solo sui libri di testo. Allora, e secondo aspetto, libera scelta, libertà di scelta, perché uno può scegliersi il corso di formazione, quindi la maggior parte dei corsi di formazione sono a pagamento e questo uno direbbe sì, ma è sbagliato perché è male che sono a pagamento. Da un lato sì, se uno non ha soldi naturalmente, però se guardiamo la cosa più a fondo scopriamo che tutte le cose che si pagano sono anche cose più democratiche e che funzionano meglio. Perché per esempio, naturalmente non tutto si può pagare perché per esempio la sanità sarà per forza pubblica perché non c'hai le risorse da parte dei cittadini di garantirsi una sanità privata, però le cose private a pagamento a volte sono meglio perché per esempio se io compro una scatola di biscotti che hanno la muffa, posso riportarla al rivenditore e dire guarda io ti ho pagato questa scatola di biscotti alla muffa, che cavolo mi hai dato? Invece se fosse un'economia tutta incentrata sullo Stato che distribuisce i biscotti che vuole, quello che passa con vento te li mangi con la muffa. Quindi i soldi sono uno strumento di democrazia. Dove non ci sono i soldi, infatti dove non girano soldi non c'è molta democrazia. Allora, diciamo un'altra cosa fondamentale. Allora, libertà di scelta sul privato, ma se uno non ha i soldi, allora come fa? Intanto bisogna dire anche quello che ha detto Davide Giacalone, che ha detto sì, purtroppo si tende a incentivare tutte le agenzie di collocamento, mentre non si pensa a tante persone che troverebbero lavoro anche senza agenzie di collocamento, però se fossero formate a fare gli idraulici, a fare tutte queste cose qui manuali. Purtroppo neanche il servizio Garanzia Giovani fa molte cose manifatturiere e manuali. Bisogna dire inoltre che in certe regioni con questo servizio Garanzia Giovani si è riusciti a recuperare molti NEET, cioè quelli che non studiano e non lavorano, tipo le regioni del sud Italia. Mentre in Veneto il governatore Zaia ha gonfiato le statistiche dei NEET e ha messo dei corsi di formazione in qualche modo inserendo i NEET, inserendo tra i NEET, cioè tra il numero delle persone che avevano diritto a un corso di formazione professionale, anche coloro che hanno già studiato o hanno già lavorato. Quindi siamo fuori dal discorso scelto dall'Unione Europea di solo per chi non studia o non lavora. Però come si potrebbe fare per permettere sempre questo sistema democratico in cui te ti scegli il tuo corso di formazione e lo paghi, puoi fare quel corso di formazione anche se non sei esperto in quella materia perché lo impari, cioè non ci sono selezioni in ingresso, perché pagare vuol dire non essere selezionati, anche perché se uno fa un corso a pagamento, se tutti pagano può fare 1.000, 2.000, 3.000 persone, invece se è un corso pubblico finanziato dallo Stato mettono delle barriere, ne scelgono solo 10 che fanno quel corso, 100, ecco. Allora, come fare? Si potrebbe fare come incentivare come nel sistema americano dei charter corsi, perché per esempio negli Stati Uniti Jeb Bush, il fratello dell'ex presidente George Bush, sta molto incentivando le charter school, cioè scuole private che sono sovvenzionate in parte dallo Stato, e questo lo sta facendo anche l'attuale ministra Elisabeth DeVos. E come si potrebbe fare? Si potrebbe fare dei charter corsi, cioè metà pagati dai studenti che li frequenteranno, metà pagati dallo Stato. Secondo, bisognerebbe incentivare di più un servizio di tutoraggio, perché oltre all'orientamento che andrebbe rafforzato per capire cosa vogliono fare questi ragazzi in un domani,
e scegliere quali corsi più adatti a loro, anche un servizio di tutoraggio, cioè dei tutor. Questo bisognerebbe estenderlo anche alle scuole. Per esempio, basta con questi insegnamenti frontali dove i ragazzi si trovano in tantissimi, 18 in un'aula e seguono il professore e non vengono seguiti, vengono abbandonati a loro stessi. Servirebbe che almeno ogni 5 studenti ci fosse un tutor che, finita la lezione, ha finito il laboratorio professionale, andassero a questo tutor, esprimessero i loro dubbi e venissero aiutati a capire quello che non hanno capito, perfezionarsi, eccetera. E terza cosa, oltre ai charter corsi, si potrebbe pensare a una specie di debito di cittadinanza. Come esiste il reddito di cittadinanza a cui sono a favore, si potrebbe pensare anche a un debito di cittadinanza, cioè i ragazzi che frequentano questi corsi, che non hanno le risorse per frequentarli, per pagarli, li frequentano gratis e dopo, quando questi corsi gli hanno permesso di trovare lavoro, con lo stipendio che prendono del loro lavoro, pagano questi corsi e dopo le agenzie di formazione che hanno organizzato questi corsi, più si vede nelle statistiche dopo un anno che questi giovani, 100 persone, hanno trovato lavoro su 200, prendono un premio economico che va ben distinto dal discorso che le agenzie di formazione trovino lavoro nell'industria, perché sennò sarebbe un capitalismo di relazione, ma invece le agenzie di formazione formano, dopo i ragazzi trovano lavoro indipendentemente dalle agenzie di formazione e dopo, se si nota che più ragazzi sono venuti fuori da queste agenzie di formazione hanno trovato lavoro, gli si dà a queste agenzie un premio economico.